Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incontro in questo nuovo e primo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe. Come dissi appunto durante la prova della demo, avrei portato questo gioco sul canale l'8 marzo e direi insomma che per la festa della donna ci siamo. Però insomma non ha niente a che vedere Kirby con la festa della donna, ma era solo per dire che oggi è l'8 marzo preciso. Dovrei caricare questo episodio, penso, la sera, dopo l'episodio appunto di Yo-Kai Watch, che esce come sempre alle 3:30, e direi di cominciare allora. Da quello che so, il gioco ovviamente è diverso dalla demo, ha un inizio e ovviamente anche una fine. All'inizio diverso da quello che c'era nella demo, e la cosa mi sembra molto importante, perché se nella demo tu mi sveli l'inizio, se ne va lo scopo della demo, ovvero quello di presentare appunto solo Siamo il livello. Greenland, un regno famoso per la sua tranquillità. È davvero? Un vicino perfetto. Doppiato? Se ciò che cerchi è quiete. Ultimamente però si dice che bazzichi uno stregone in palandrana che trasforma le persone in filo. Proprio così, filo. Un bel giorno, Kirby vide il suo cibo preferito, un pomodoro, in cima a un cespuglio. Chissà che bontà! Ma quando Kirby cercò di mangiarlo, apparve lo stregone in palandrana. Mi chiamo? Ehi, ma che fai? Smettila! Lascia stare il mio metapomo magico! Sono in estasi mistica! Inghiottì alla svelta il metapomo. Il calzino bianco appeso al collo dello stregone cominciò a brillare e risucchiò Kirby. Io ora sono curioso. Voglio vedere com'era su Wii questo gioco, se era veramente doppiato italiano. Che strano questo prodotto, pensò Kirby. Sembra fatto di tessuto. Ma la sorpresa fu ancora maggiore quando Kirby vide che il suo corpo era fatto di filo. Poi vide un mostro filoso che inseguiva un ragazzo di filo blu. Aiuto! Kirby cercò di risucchiare il mostro. Ma l'aria passò attraverso il suo corpo. Kirby non sapeva proprio cosa fare. Ma improvvisamente si trasformò in un'auto. Certo. E sfrecciò via con il ragazzo, facendo mangiare la polvere al mostro. A quanto pare, quello strano metapomo aveva dato a Kirby il potere di trasformarsi in un'auto e chissà cos'altro. La cosa più bella è la voce di Kirby. Grazie per avermi salvato. Come? Dici di venire da un altro mondo? Wow, benvenuto a Toppalandia! Eh già, stammi dietro e ti mostrerò ogni pezza di questo posto. Ogni pezza di questo posto. Da qualche parte è un insulto. Però siamo in Toppalandia, quindi ci sta. Vuoi dirmi che si svolge tutto quanto in verticale lo schema dei livelli che andremo a esplorare? Beh, sarebbe figo. Questo è il mio castello, puoi venirci tutte le volte che vuoi. Ah, ok, solo un castello. Aspetta però. Ah, quindi possiamo andare di qua. Piazza Toppa. Ma posso già entrarci? Posso già entrarci? Lago Trapunta, personaggi, stoffe. Oh, ok, ho capito. Ah, già l'11% dei filmati. E insomma, non va molto bene. Però, vabbè dai. Non saranno molti, ma non è questo che ci interessa. Vuoi giocare a livello castello di Toppa? Certo. Non vado in modalità demoniaca perché sarebbe solo un problema alla fine. Cominciamo. Ora si salta, giustamente. Eccolo qua. Ah, ok. Andiamolo via. Tu che fai? Niente. Cerco di raccogliere intanto più roba possibile, almeno. Ecco qua. Però devo prendere il nemico per farlo. Eccolo qua. Perfetto. E vai. Quello dovrebbe essere una specie di cristallo. Non mi ricordo se nel gioco li chiamano tipo oggetti speciali, una cosa del genere. Nella demo c'era, ma non mi ricordo già più. Ho
Ho giocato giusto quella volta per il canale, anche perché non avevo molto tempo per giocare. Ma questo? Ok, questo sì, mi ricordo che fa male. Eccolo, l'oggetto. I tesori, ecco, infatti, vedi? C'era anche scritto lì sotto. Con questo lampadario vai sul sicuro. È molto semplice, ma anche molto elegante. Grazie. Ah, su posso guardare? Ah, ecco, per entrare qui dentro, ovviamente. Si può anche giocare con le freccette, ma... è scomodo. E più usciamo. Saliamo ancora più su. Ci danno anche un sistema a medaglie. Molto interessante. Qui è tutto, perfetto. Oppla, eccolo qua. E vai, trono da re. La tua casa sembrerà un castello quando siederai su questo trono dorato. Vabbè ragazzi, i primi livelli sono molto semplici comunque sia. Non c'è neanche bisogno. Grande. Levato, oh mio Dio. E via. E l'ultimo, eccolo. Questo è il tema musicale del castello di Toppa. Quindi ogni livello ha anche un tema musicale del castello che stiamo esplorando in quel momento? Però non si ferma su quella in cui ti poggi. Vabbè, dai. Ok, ho superato la percentuale richiesta, credo. Quindi sono più dell'oro, in teoria. 92 di fila? Ma ok, serie 92. Non so cosa sia la serie, ma penso che sia buono, comunque sia. Beh, intanto il primo livello al 100% è completato. Quindi direi di passare senza indugio subito al secondo. Ah, però c'è un filmato prima. Grazie per l'aiuto, disse il ragazzo di filo blu, anche se non mi serviva. Sono il principe Batuffolo. Da quando lo stregone Malandrana ha scucito Toppalandia in 7 parti, non si può più andare in giro senza imbattersi in questi orribili... Non fece in tempo a finire che un enorme ammasso filoso con 3 occhi lo aggredì. Che schifo, smettila! Ma prima che la creatura riuscisse a mangiare il principe, Kirby si trasformò e con un gran balzo le piombò addosso, riducendola in 1000 fili. Uno di questi scese a spirale vicino a Kirby e Batuffolo, emanando una luce intensa. «Eccolo! È il filo magico!» esclamò il principe. Quel filo era proprio ciò che stava cercando. Lo stregone Malandrana lo aveva sfilato da Toppalandia. Ah, bene! Il filo magico si insinuò nel tessuto del regno e ricucì 2 parti di Toppalandia. Cos'è successo agli altri fili? Devo assolutamente ritrovarli. Kirby, altruista come sempre, decise di mettersi al servizio del suo nuovo amico. E fu così che cominciò la loro avventura per ricucire Toppalandia. Bene, questo è interessante. Il modo in cui scopriamo i mondi, molto interessante. Che si apre ora? Toppa erbosa, ma quindi... cioè, questo primo livello finisce così? Di qua infatti vedi, non ci si può andare perché è chiuso. Niente, qui abbiamo aperto ma non c'è nulla. Appartamento 101? Principe Batuffolo, che sorpresa incontrarla. Oh, chi sarà mai il suo amico? Come si chiama Lord Kirby via dall'altro mondo? Che emozione! Mi chiamo Phil Palazzi, piacere di conoscerla. Lord Kirby la sta aiutando a salvare la nostra amata Toppalandia. Tutto ciò è meraviglioso. Io sono l'amministratore del Residence più motto. Prego, entrate pure a vedere. Il Residence più motto? Hai capito il nonnino? C'è pure gli appartamenti, se vuole invitare la Squinzia, sta a posto. Benvenuto nella sua nuova casa. Beh, al momento non c'è molto da vedere, ma sarei onorato di ospitare un amico del principe Batuffolo. Quindi qui ci possiamo mettere i trofei. Ah, mi regala anche la sedia, meno male.
Una casa come si deve va arredata per bene. Accetti questo regalo da parte mia. Arredi pure l'appartamento come preferisce. Parleremo dell'affitto un'altra volta. Cioè mai. Io voglio vivere qui a gratis. Si gode tutto questo spazio. Se ha domande da farmi sono a sua disposizione. E ora scusatemi, ma ho sentito qualcuno qui fuori. Forse vuole vedere l'appartamento. Non questo. Per favore. Perché voi non lo sapete, ma alcuni che prima ti dicono sì sì, l'appartamento è tuo. Poi, ma ho un altro cliente. Ma cosa? Cioè prima mi dai l'appartamento, poi di un altro? Possiamo arredarla con i nostri oggetti. E arreda. Dove lo mettiamo? Ma è anche in alto? Qui. Perfetto. Perfetto, così va bene. Torniamo alla nostra avventura. Oggi episodio un pochino più corposo per proprio partire alla grande. Ciao! Topperbosa, andiamo. Lago Trapunta, giardini sorgivi, che è quello, se non sbaglio, che abbiamo fatto anche nella demo. Via, cominciamo! Oppla! Eccomi! La prima trasformazione. Oh. Aspetta, ma questo non scompare mai, sto coso? Oppure ora? Ora sì? No, ora no. Un po' vedere qua un attimo una cosa, sono curioso ora. Intanto prendiamo il primo tesoro, divano floreale, ok. Oppla. Ah, questo mi lascia sempre le cose, mi lascia. No, ecco, ora se n'è andato per sempre. Vabbè, non fa niente per due cosetti lì. Non importa. Tu vai via. Oh, vai, mega bomba. Però non posso farci niente perché mi serve appunto. Tanto prendiamo qui. Tu, pesciolino, via, scompari. Wow! Ma siamo pazzi? Dai, portami su, oppla! Ok, attenzione qui, ragazzi. Distrutto proprio male, poverino. Abbassati, andiamo qui. Ah, però, ecco, dondoliamoci, facciamo cascare tutto. Vai, più forte, dondola. Oppala, eccolo qua. Buono, molto buono questo. Un altro tesoro? No, non è un tesoro questo. No, infatti no. E sono scomparsi perché sì, a quanto pare se non li prendi scompaiono. Via tu. Tu invece che sei? Monete, 10 monete. Buonanotte. Pietre al limite, proprio volendo proprio esagerare. Ok, grazie. Tira, 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 tira. Eccolo qua, oppla, sono scascato. Ah, però sopra come ci vado, no? Ah, eccolo qua, sì, mi ricordo, c'è la fontana. Perfetta per qualsiasi stanza, soprattutto quelle molto grandi. Molto grandi. Devono precisare. Ah, ecco come ci si arriva qua sopra. Bellissima nuvola. Con la bocca aperta lì. Molto chic. No, tu allora, tu stai buono qui, fermati. Ecco, ti pareva, sapevo io. Maledetto. Mi ha fregato una seconda volta. Quella che porta più su, ok, eccolo qui. Ottimo. E questo?
grande. Questo è il tema musicale dei giardini sorgivi. Anche qui ho fatto 100% quasi. Beh, forse non con le pietre, perché con le pietre non ci arrivo. Vediamo un po', magari ce la faccio proprio per il rotto della cuffia, ma non è sicuro. Ok, usciamo qui. C'è altro. Buono. Ok, adesso andiamo di qua e usciamo da qui. Perfetto. Ah, ecco, c'è qualcosa qui sopra, mi sembrava, infatti. Ottimo, ottimo. Quelli sono importanti, danno un sacco di gemme. Eccolo. Questo mi piace. Vai, carro armato Kirby. Oh, yeah. Scendi tu qui. Vai, ragazzi. Ecco, ora potrei arrivarci sinceramente a 100 gemme. No, cosa è successo qui? Che cavolo, proprio. Sono cattivi. No, ragazzi. No, tu via. Mannaggia i missili. Devo stare attento a quelli che c'hanno i missili più che altro, se no. O gli li faccio scoppiare. No, qua c'è una. Ah, mamma mia. Dai, prendi. Niente. Perfetto, scoppiamo. Ma questi quanti ne rifanno questi? E ti pozzo. Ma insomma. Ma sei cattivo, eh? Ma lo faranno apposta? Secondo me lo fanno apposta. Sono proprio godono nel vedermi soffrire. Vai, chiappa uno qualsiasi e via. Finiamo sto livello maledetto. No, uno no, meno male. Allora ci sono arrivato. Beccatevi questa. Hi. Oh, che bello poter. Sapete cos'è il fatto che mi ha convinto più che altro a portare Kirby sul canale? Non tanto perché è una serie che mi piace, perché l'ho giocato pochissimo, lo ammetto. Però mi sta piacendo molto come gioco, li sto recuperando piano piano. Ma è il fatto che Nintendo chiuse il programma di partnership, e quindi chiunque può caricare materiale Nintendo protetto da copyright, o meglio, fino a che c'era la loro partnership, se non avevi appunto una partnership con loro, ti bloccavano il contenuto, anche a livello mondiale a volte. Per fortuna questa cosa è finita, quindi ora posso caricare tranquillamente Kirby sul canale. Infatti anche per quello non avevo caricato Star Allies, che comunque si arriverà. Intanto ho trovato una nuova toppa, una toppa farfalla, e i premi B per lanciare una toppa e sbloccare un nuovo livello. Ah, tipo questo? Ah, ecco perché trovo le toppe. Quindi trovando le toppe si apre un nuovo livello, giustamente. Ok, ma sotto invece cosa c'è? Campi in fiore. Perfetto, lo andremo a fare subito, oltretutto. Qui non si sa cosa c'è. Spero di non dover per forza fare una toppa per ogni livello. O meglio, se è questo ciò che richiede il gioco, ok. A meno che sbloccandoli non vai avanti e si sbloccano mano a mano che avanzi. Vediamo un po'. Oppla. Ah, posso dondolarmi. Sembrava strano infatti, ma come li prendo quelli? Ottimo, andato. Oh, un nuovo power up nuovo? Fammi vedere. Vieni qui. Oh, la spada. No, grande. Da paura.
No, perché l'ho ripreso? Vieni qui. Vieni qui tu. E poi ho ripreso quell'altro. Ecco, vediamo un po' se succede qualcosa facendo fiorire questo. Nulla? Ok, niente, allora andiamo via. Perfetto, fregato. Beh, finché non lo aspiro non succede nulla. Ok, sei andato, finalmente. Questo, nulla, ok. O forse sbaglio io qualcosa, il che è probabile. Quindi per distruggere certi nemici ci vuole... Aspetta, ma qui posso salirci? No, anche perché ho solo... Ah, ecco, vedi, posso salirci allora, sì. Tac. Oppla. Tranquillo, Ecco, c'era qualcosa, vedi? Orologio floreale. Un orologio a forma di girasole che indica sempre dove trovare un po' di luce. Ce la facciamo ad arrivarci con un balzo? Sì, grande. Ah, quella è una toppa. Aspetta. Un po' vedi. Ah, ecco, perfetto, grande. Oppla, lasciami qui. Ah no, era solo un coso a forma di... Questo, ecco, l'avevo lasciato per sbaglio. Oppla. Uno. Due. Porta sempre più in alto. E tre. Decidono, distruggiamole. Raccogliamo. Cerco di raccogliere tutto, anche perché a quanto pare sto molto indietro con le gemme. Ah, però lì c'è qualcosa. Aspetta, fammi andare a prendere. Ecco qua, oppla. Porta ombrelli rana. La rana è magica. Ogni volta che perdi un ombrello riapparirà qui dentro. Quello serve. A parte che a me l'ombrello l'hanno rubato, quindi è un po' diverso. Quindi non è che l'ho perso. Però se conta anche quelli che ti rubano, beh... Ah, parasole? Ah, niente. Sono gasato per nulla. Peccato. Però è interessante che anche se hai una lama, ti fa comunque aggrappare al... Cosa, devo seguirla? Ah! Forte! Hai capito che roba? Questo è il tema musicale di Campi in Fiore. Per quanto non l'ho toccato, che paura. Fortuna che in acqua la toppa non aveva... non era fisica, ecco. Mi veniva la parola. Fino a qui mi porti, ok. Ok, ora voglio andare di qua. Preso. Ecco qui, anche qui c'è la toppa, questa è. Ma sbaglio, questo livello è leggermente più lungo degli altri. Ora cosa diventiamo? Un UFO. No, ragazzi. Fantastico. Allora, ogni livello ha una sua... Posso rischiare i blocchi. Da paura. Ecco cosa fa il tasto B. Ah, deve ricaricarsi, non ce l'ho più. Ah, non ce l'ho più. Ah, devo aspirarli forse. Ora è carico. Però questi qui non l'ho fatti scoppiare, ma sono proprio stupido. Questo si può aspirare, no? Ok. No, vai in alto, Kirby. Ok, recuperati. No, fantastico sta cosa, ragazzi. Ok, ora è carico. Devo andare...
di là, ma per piano facciamo tutto, facciamo, non si preoccupassero. Ma ci ritorno di là. Bene, ho recuperato anche quelli che avevo lasciato di là, ora sono carico e posso fare così. Per andare a prendere anche questi qui sotto. Perfetto. Questi. Qualche nemico qui che posso risucchiare per... Bene, ho risucchiato delle api e sono pronto per concludere il livello. Ma c'è qualcosa di qua? No, sempre qui si ferma. Ah, mi sa che stavolta va male, però vabbè dai. Uno. O due, conta come due, quello come uno. Intanto qualcosa abbiamo preso. Ma sì. Perfetto. Ok, quello dovrebbe essere una toppa allora. A fine livello ti dà una toppa. Le perline, non gemme. Hai trovato la toppa sveglia. Ok, quindi la toppa a fine livello. Ma solo se lo completiamo al 100%? Questo è un aspetto che vorrei appunto vedere. Oh, che guaio, che guaio. Sono proprio dei pasticci. Baffetto, che succede? Principe Batuffo, Lord Kirby. Meno male che siete ancora qui. Mi trovo nei pasticci. Ma hai visto i pasticci così? Ho un disperato bisogno del vostro aiuto. Non so più come ringraziarla, Lord Kirby. Non dimenticherò la sua generosità. Dammi l'appartamento gratis, te l'ho detto. Il problema è che non riesco a trovare un inquilino per il mio nuovo appartamento. E il mercato si dirà, ma io come faccio? Eppure sono sicuro che ridecorandolo riuscirei a piazzarlo. Sono felice che siete d'accordo. Date un'occhiata a questa foto. Ok. Sareste così gentili da redare questo appartamento come appare nella foto? Meraviglioso. Convincervi non è stato così difficile. Signori, voi siete che siete generosi. Bene, sono certo che troverete gli arredi necessari nelle aree già visitate. Ho fatto fino ad ora un 100% degli oggetti da recuperare, quindi arrediamolo. Fatto. Ha fatto un lavoro meraviglioso, Lord Kirby. Ora bisogna trovare qualche amante dei fiori. Ehi là, ci sono stati... Wow, fiori dappertutto, adoro questo posto. Tutto aperto su Lord Kirby. Oh, non so proprio come ringraziarla. Ma quindi vendi appartamenti già arredati? Adesso puoi divertirti con un amico di Kirby. Premi in alto per invitarlo a giocare. Non puoi usare le abilità di intreccio giocando con lui. Quindi come giochiamo? Ah, devo trovarli? No. Si chiama Dino. Sauro? Casa di Kirby, quindi è mia ora. Però gratis la vorrei. Ti ho anche aiutato a ridecorare la casa lì prima, dai. Insomma. Quale mondo apriamo? Questo qui sotto? Ah no, va da solo. Ha fatto da solo, io stavo girato. La talpa? O l'orso? Quindi ogni toppa ha una sua particolarità. Ma tipo se io l'avessi lanciata, che ne so... Qua? Qua pure c'è qualcosa, ragazzi. Quindi cascate arcobaleno. Facciamo anche questo e poi magari ci fermiamo. Insomma, facciamo qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto nella demo. Ah, ma queste sì, erano anche nella demo. Già, ecco, quindi... Insomma, diciamo che abbiamo fatto la demo e qualcosa in più che non c'era, tipo... No, fermati. Tipo appunto il batuffolo lì. Baffetto. Sì, mi faccio fregare, no? Arcobaleno. Avere un arcobaleno in casa non è affatto cosa da tutti. Sì, è proprio vero. Infatti io non ce l'ho. Sono un imbecillo. E invece no, perché riprendo tutto, riprendo. Via tu. Ecco, va, preso. Come ci sono arrivato non lo so. Va bene, andiamo ora. Senza indugiare. E invece dobbiamo indugiare. Un filettino bisogna indugiare, ragazzi, eh. Non tanto, ma un filetto sì.
questo qui si fa da solo. Perfetto, andiamo avanti ora. Oh, ma quanti nemici ci sono? Perfetto, questo se n'è andato. Eccola. Ah, lì c'è il coso per creare nemici. Mannaggia a te. Perfetto. Ma che vuoi? Il principe che sta a farli? Mannaggia sto coso per creare. Eccolo, meno male, recuperato uno. Andato con la lancia. E ora te ne vai anche tu. Ma i nemici in questa maniera muoiono o vengono semplicemente annichiliti? Io mi faccio male sicuramente. Ma come fai a farti male? È impossibile. Un'ase di benessere proprio a casa tua. Come ho fatto a perderli? Mamma mia. Sono proprio un mona. Vabbè, andiamo a fare un po' il livello, dai. Tanto mi sa che lì abbiamo scoperto tutto quanto, no? Quindi facciamo i tricks. Vabbè, andiamo, però, dai. Qua anche nella demo, non so perché, andava piano. Dai, non fa nulla se qualcosa lo manchiamo. Quello l'abbiamo recuperato. Non ha funzionato mai nella vita proprio. No, proprio quello ho mancato. Che noia. Vedi, se salti troppo non ti riprende. Se salti poco non ci arrivi neanche. Come te fa uno? Tocca rifare il livello. Sì, mi tocca rifarlo sicuramente. Quindi la toppa la prendiamo sicuro. Quindi non serve fare 100% proprio per prendere la toppa. Mi manca il CD musicale che non ho trovato. Rifacciamo il livello velocemente. Vorrei presentarti i miei cugini, torna presto a farmi visita. Sì, sì, aspetta un attimo, però con calma. Fammi rifare il livello prima. Ecco CD preso! Cascate arcobaleno. Questo è il tema musicale delle cascate arcobaleno. E vabbè, ho perso un po' di... non l'ho preso per niente un po' di cristalli, però... Però vabbè, non mi lamento. L'importante è che ho preso tutti quanti i tesori. Certo, il CD forse non è molto importante, serve a fare il 100% alla fine del gioco. Però alla fine non è che io punti a quello. Non proprio, però se lo faccio è meglio. Vorrei andare a vedere ora, prima di finire l'episodio, i cugini di questo signor Baffo, di Baffetto, come lo chiamo io, e casa di Kirby, non lo so, dove dobbiamo entrare? Attenzione! I miei cugini hanno deciso di aprire il loro negozio qui! Ah, ecco! Sono uno di fianco all'altro. Se vuoi mettere la comodità... Su, vuoi mettere la comodità? Ehi là, sono Phil Mobile, sta cercando mobili e articoli per la casa, stai cercando me? Mi chiamo Phil Parati, il mio negozio di stoffa è il migliore del regno, anche perché è l'unico. Il lavoro si spreca allora. Badate loro quando le serve qualcosa. Molto volentieri, però ragazzi, vi prendete in sola azione, ecco, state tranquilli così. Bene, cugino, direi che questo video può terminare qui. Domani ovviamente continueremo appunto con Kirby e la nuova staffa dell'eroe. Faremo il livello, come si chiama? Giungla di legumi, già in alto vedo delle cose che mi piaciucchiano abbastanza, devo dire. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo nuovo episodio e questo inizio di serie, appunto. Io spero che la seguiate.
Inoltre vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è sempre il link per Instagram. Iscrivetevi al canale se ancora non foste iscritti e ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!